Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi proviamo la Suzuki V-Strom 1050. Qui nella versione, diciamo così, più stradale, dopodiché ne esistono altre due declinazioni, una siglata DE e una siglata XT. Declinazioni queste ultime dedicate più all'off-road. La DE molto probabilmente riusciremo a provarla più avanti. Ma ripercorriamo brevemente la storia di questa motocicletta. Nel 2002 arriva la prima versione Sport Adventure Tourer di questa motocicletta cilindrata 1000. Nel 2014 arriva la seconda generazione, che spicca per essere la prima motocicletta Suzuki con l'applicazione di serie del Traction Control. Nel 2020 invece la terza ed attuale generazione, che porta in dote un motore bicilindrico più robusto e potente ed introduce il sistema SIRS di Suzuki. Suzuki Intelligent Ride System, un pacchetto di sistemi elettronici di ultima generazione che consentono al pilota di guidare in modo più sicuro e più tranquillo, progettata per affrontare lunghe distanze e portarti comodamente a destinazione. I viaggi non sono mai stati così emozionanti. Così recita lo slogan che campeggia sui cataloghi Suzuki relativi a questa maxi enduro nipponica. Ma sarà effettivamente così, ragazzi? Lo scopriremo in questo video di primo contatto, dove avremo appunto un primo contatto, un assaggio della motocicletta, dove generalmente vi racconto di più le specifiche tecniche e le peculiarità, e poi ovviamente in un secondo video di prova su strada, dove approfondiamo come di consueto la guida su strada e le sensazioni che la moto ci regala appunto nella guida. La V-Strom 1050 è equipaggiata con l'ultima evoluzione del bicilindrico Suzuki 4 tempi AV di 90 gradi, cilindrata 1037 cm cubici, dotato di distribuzione bialbero DOC e sviluppa 79 kW, ergo 107 cavalli a 8500 giri minuto. La coppia massima è di 100 Nm a 6000 giri ed è un motore ultra collaudato che gode da tempo di una buona affidabilità. Il tutto nel rigoroso rispetto della normativa Euro 5 sulle emissioni, poiché ogni cilindro è indipendente e può essere ottimizzato per l'utilizzo di testate con doppia candela, grazie alla tecnologia Suzuki Dual Spark Technology, che consentono appunto di avere due candele all'iridio per ogni cilindro. Particolarità quest'ultima, le candele all'iridio, che offrono indubbiamente dei cospicui vantaggi rispetto alle candele tradizionali per quel che riguarda affidabilità, durata e manutenzione. La candela primaria, posizionata al centro della camera di combustione, fa scoccare la scintilla a qualsiasi regime, mentre la candela secondaria aiuta a migliorare l'efficienza della combustione a basso numero di giri e contribuisce a rendere più regolare la curva di erogazione. Altri vantaggi di questa tecnologia sono sicuramente un minor consumo di carburante, emissioni più basse, una risposta dell'acceleratore più lineare, un avviamento più immediato e un minimo più regolare. Inoltre la V-Strom 1050 adotta delle valvole cave riempite al sodio. Queste aiutano a ridurre la temperatura nella camera di scoppio, traducendosi non solo in una migliore efficienza dell'alimentazione e in un miglior comportamento, ma anche in un incremento della durabilità delle stesse. Il telaio è composto da alluminio fuso e sezioni di alluminio estruso, per conferire il giusto livello di flessibilità e resistenza a una struttura rigida. Infatti con l'estrusione è possibile creare delle leghe contenenti zinco e magnesio, che danno più forza e resistenza al prodotto, oltre al fatto che l'alluminio estruso può essere modellato con più facilità. Infatti la moto è dotata di telaietti migliorati che assorbono meglio le asperità dei tratti non asfaltati, quindi dell'off-road. E la disposizione del bicilindrico AV consente un disegno del telaio più snello, con un centro di gravità più basso. Ciò si traduce in un comportamento più agile e una migliore maneggevolezza della motocicletta. 15.290 euro con garanzia Suzuki 4U di 36 mesi, che può essere estesa gratuitamente di altri 12 mesi a patto di eseguire la manutenzione periodica nei tempi prescritti e nei modi prescritti dal costruttore ed effettuare il tagliando della manutenzione del 36esimo mese presso una concessionaria o un'officina ufficiale Suzuki. I colori disponibili sono blu Varsavia, che vedete nella motocicletta protagonista del video, grigio Istanbul, rosso Pechino e nero Nairobi.
direi molto completa la dotazione di serie, soprattutto in rapporto al prezzo a cui Suzuki propone questa maxi enduro. Infatti di serie troviamo il cavalletto centrale, oltre al laterale ovviamente, il puntale del motore, però ahimè in materiale plastico, disponibile ovviamente anche in metallo opzionale, la sella regolabile, il parabrezza regolabile anch'esso, una porta USB a sinistra del quadro strumenti ed una presa 12 volt sotto la sella del passeggero. Il cruise control, il sistema cambio rapido quick shift bidirezionale, quindi sia in salita che in scalata, il sistema apri sereno, il sistema scegli il tiro con ben tre mappe motore ed i sistemi frena sicuro, frena in piega e parti facile. Tutti sistemi che poi vedremo più avanti in cosa consistono. Per il momento ci basti pensare che sono tutte cose di serie, ragazzi, e questo devo dire che è un bello sforzo da parte di Suzuki a questo prezzo. In opzione invece è possibile avere le manopole riscaldate su ben tre livelli, diversi kit adesivi per la decorazione dei cerchi, l'ampliamento per la base del cavalletto laterale, particolarmente utile se facciamo dell'off-road, e diversi kit di combinazione di valigie laterali, bauletto centrale in alluminio in PVC piuttosto che borse da serbatoio in materiale semirigido, eccetera eccetera. Kit barre motore anticaduta, anche queste particolarmente consigliate se facciamo dell'off-road, e la possibilità di avere la sella ribassata di ben 30 mm che ci può essere particolarmente utile per riuscire a governare meglio la moto. Per quanto riguarda la sospensione anteriore troviamo una forcella Kayaba come tradizione per le motociclette Suzuki, completamente regolabile sia in estensione che in compressione, forcella a steli rovesciati, quindi dal tipo upside down, diametro degli steli 43 mm, cerchio in lega leggera a 10 razze da 19 pollici, quindi un cerchio che è una via di mezzo fra l'utilizzo stradale e l'utilizzo off-road, pneumatico Bridgestone Batlax Adventure A41 110-80 R19. La frenata invece è affidata a una coppia di dischi da 310 mm con pinze Tokiko ad attacco radiale e 4 pistoncini. Al posteriore invece troviamo un monoammortizzatore sempre Kayaba a leveraggio progressivo regolabile tramite una comoda manopola che adesso vi faccio vedere, ragazzi. Situata dal lato opposto, la manopola praticamente è questa qui. Il cerchione è ovviamente sempre in lega leggera a 10 razze da 17 pollici e pneumatico 150-70-17. E per quanto riguarda l'impianto frenante troviamo un disco da 260 mm e pinza pistoncino singolo sempre Tokiko. Per quel che riguarda il display troviamo un schermo TFT multifunzione a colori da 5 pollici. Devo dire estremamente leggibile e chiaro, questo anche grazie alla funzione che ci consente di passare in modo automatico tra la modalità giorno, sfondo bianco, che vedete attualmente, e la modalità notte con sfondo nero, ottimizzando la visibilità dello schermo in qualunque condizione di luminosità. Infatti, come vedete anche adesso che siamo in pieno sole, il display ha una nitidezza e una visibilità davvero notevoli. Buona anche la disposizione dei vari dati, delle varie indicazioni, con appunto il contagiri in questa zona, le mappe, il traction control, l'ABS sempre sott'occhio, l'orario, qui ovviamente in primo piano la velocità, temperatura del liquido raffreddamento e temperatura invece ambientale, voltaggio batteria, carburante ovviamente sempre sott'occhio, marcia inserita e diversi altri parametri. Ovviamente abbiamo la possibilità di entrare nei vari menu per la regolazione, qui per esempio regoliamo il traction control piuttosto che il sistema SDMS con le tre mappature o l'intervento dell'ABS. Qui tramite lo scorrimento del tasto a bilanciere premendolo in basso abbiamo la possibilità appunto di vedere i chilometri al litro, consumo istantaneo, autonomia eccetera eccetera. Tra le cose che ho particolarmente apprezzato la spia che ci segnala la presenza del manto stradale ghiacciato, questa cosa è davvero molto importante per la nostra sicurezza, in particolar modo ovviamente se utilizziamo la moto nel periodo invernale. E gli avvisi importanti che ci appaiono sul display tramite delle notifiche pop-up, quindi delle notifiche che entrano istantaneamente, entrano e escono, un po' come accade sui nostri smartphone, ed anche il contagiri che svolge la funzione di indicatore di regime massimo programmabile, lampeggiando quando il numero di giri raggiunge il regime precedentemente impostato dal pilota, e questo può essere regolato con incrementi di 250 giri nell'intervallo che va dai 4000 ai 9250 giri.
In buona sostanza, quando noi l'abbiamo programmato, arriviamo a quel tipo di regime e il display nella zona contagiro ovviamente lampeggia, segnalandoci che è il momento di cambiare. Design senza troppi fronzoli, come vi ho anticipato nel breve video quando sono andato a ritirare la moto da Suzuki, certamente la V-Strom 1050 non si perde appunto in troppi fronzoli estetici e ci propone delle linee pratiche e concrete che ci fanno intendere che non è sicuramente nella cura dell'estetica dove il costruttore nipponico si è concentrato, ma bensì nella sostanza della motocicletta espressa con una tecnologia molto evoluta, oltre che estremamente completa. Tutto questo ben coadiuvato da una qualità dei materiali eccellente e da assemblamenti solidi e ben fatti, come vediamo per esempio dal sistema di regolazione del cupolino. Sistema molto ben fatto e solido che con questa pratica manopola in metallo, molto ben rifinito, anche molto bello esteticamente, in questo modo ci dà la possibilità appunto di andare a regolare il meccanismo. Ma anche nella regolazione, nello scorrimento, ragazzi, veramente mi dà un'idea di un prodotto molto molto ben realizzato. Una volta regolato lo andiamo a fissare riposizionando la leva in questo modo. Ma anche il cupolino stesso è di un'ottima plastica e insomma ha una rigidità che esprime una buona qualità. Was hättest du gern? Du darfst vier Kugeln. Schoko, Himbeer, Tiramisu, Stracciatella, das schmeckt gut. Freut mich, Buh, komm, wir chillen, relax, ne Minute. Meine Ballerina, es ist gut mit dir, voll gut mit mir. Meine Ballerina, dein Körper macht super Manöver, gib mir nur ein Versuch. Meine Ballerina, bist du cool mit mir? Meine Ballerina, ich geh für dich nach Rabotto. Ja, seit die Peppa Sabotto, sie mir tocca passo porta. Meine Ballerina, ich geh für dich nach Rabotto. Ja, seit die Peppa Sabotto, sie mir tocca passo porta. Meine Ballerina. SIRS, questa sigla Suzuki Intelligent Ride System, che abbiamo già scoperto all'inizio del video, comprendono un ricco pacchetto di sistemi avanzati elettronici che assistono il pilota durante la guida, ad iniziare dal sistema ABS regolabile su due livelli con il sistema frena sicuro, sensibile al carico, che ottimizza la frenata in funzione delle condizioni di carico della motocicletta. In buona sostanza, se siamo da soli, se siamo col passeggero, se siamo col passeggero e anche magari le valigie laterali piuttosto che il top case, in base al carico che rileva va ad adeguare la pressione che noi andiamo a imprimere sulla frenata per appunto adeguarla al carico che rileva sulla motocicletta e all'angolo di piega con il Motion Track Brake System. Azione invece entrambi i freni agendo semplicemente sulla leva del freno anteriore, il Combined Brake System. Previene invece il sollevamento eccessivo della ruota posteriore quando freniamo in discesa, lo Slope Dependent Control System. Tutto questo è possibile grazie alla oramai quasi irrinunciabile e omnipresente piattaforma inerziale. In questo caso specifico troviamo una IMU Bosch a 3 assi e 6 direzioni di serie che integra giroscopi e accelerometri in un unico pacchetto compatto. Misura la velocità angolare e l'accelerazione per monitorare costantemente beccheggio, rollio e imbardata della motocicletta. Ciò contribuisce in modo essenziale
tale al funzionamento di tutti i sistemi elettronici di ultima generazione presenti su questa V-Strom. Apri Sereno è il sistema di traction control regolabile su ben 3 livelli e totalmente disinseribile, cosa quest'ultima particolarmente utile per l'utilizzo in off-road. Maggiore è il numero della modalità e più rapido e proattivo è l'intervento di controllo della trazione. Hill Hold Control System è invece il sistema di assistenza alla partenza in salita, che aziona automaticamente il freno posteriore per 30 secondi quando la moto si ferma in salita, che insieme all'Low RPM System fa parte della modalità parti facile. Low RPM System che scongiura l'abbassamento eccessivo del minimo del motore per rendere più facili le ripartenze e le manovre nel traffico cittadino. Scegli il tiro invece comprende l'SDMS, Suzuki Drive Mode Selector, che con le tre mappature disponibili consente di variare l'erogazione della potenza, ma non il valore della stessa, che rimane sempre di 107 cavalli. Modalità A, B e C. A sta per Active, più reattiva ai bassi ed ai medi regimi e raggiunge il picco di potenza massima a un numero più basso di giri. B, Basic, invece è ideale per il turismo. Fornisce una curva di erogazione più lineare con una risposta più dolce ai bassi e ai medi regimi. Ed infine Comfort. Questa modalità è quella più adatta quando per esempio guidiamo con un passeggero a bordo, sul bagnato o piuttosto su altre superfici a bassa aderenza. Questo perché offre una risposta più morbida dell'acceleratore ed un'erogazione della coppia motore ancora più dolce. Acceleratore elettronico ride-by-wire, quindi ad impulsi elettrici, che sfrutta la centralina ECM per controllare i movimenti delle valvole a farfalla tramite appunto gli impulsi elettrici. Presente inoltre la frizione antisaltellamento che si disinnesta parzialmente per ridurre l'effetto del freno al motore quando si scala per rallentare e che grazie al Suzuki Clutch Assist System consente di trasferire in modo efficace la coppia alla ruota posteriore, rendendo al contempo anche la frizione più morbida e agevole da azionare. Il Suzuki Easy Start System ci consente invece di azionare la motocicletta con un semplice sfioro del tasto di accensione. Guardate ragazzi l'immediatezza della partenza. Ho appena sfiorato il tasto e immediatamente parte. Questa può sembrare un'inezia ragazzi, ma mi è già capitato su altre motociclette Suzuki il fatto di sfiorare appena un nanosecondo il tasto di accensione e la moto si avvia tempestivamente è una cosa che alla lunga è davvero gradevole. Generalmente bisogna persistere almeno qualche frazione di secondo, se non un paio di secondi per l'avviamento della moto. Con questo sistema di Suzuki invece basta proprio sfiorare un attimo il tasto di accensione e immediatamente la moto parte. Le selle del pilota e del passeggero sono disegnate per ottenere una comoda posizione di guida eretta, che riduce l'affaticamento anche quando si fa del turismo a lungo raggio. Sella del pilota che è posizionata ad 855 mm da terra, incrementabile di 20 mm, quindi possiamo arrivare a 875 mm. Attraverso un apposito attrezzo fornito nell'equipaggiamento ed un supporto di rialzo presente sotto la sella del passeggero. Il parabrezza è regolabile, come vi ho già mostrato, in ben 11 posizioni diverse, con una variazione massima di ben 50 mm. Mentre il manubrio della motocicletta è a sezione variabile. La trasmissione finale è con la classica catena, pignone e corona. Il faro anteriore è a LED sovrapposti e questo ci assicura un'ottima visibilità della strada e ovviamente pure gli indicatori di direzione che adesso vedo di azionarvi, ecco qua. Sono anch'essi a LED, faro abbagliante e anabbagliante. Ed anche il compatto gruppo ottico posteriore è completamente a LED, dalla luce di posizione alla luce di stop ed ovviamente anche agli indicatori di direzione. Per quel che riguarda i cavalletti ragazzi, come vi ho già accennato appunto, oltre al laterale c'è presente di serie anche quello centrale, cosa particolarmente apprezzata su una moto da turismo come questa, e adesso andiamo a vedere com'è la funzionalità degli stessi. Avviciniamo la camera. Allora, molto buona e pratica l'individuazione del laterale grazie a questa bella asola che insomma si individua facilmente e con il tallone si va ad azionare in modo direi immediato ed intuitivo. Quindi da questo punto di vista sicuramente ben fatto e per quello che riguarda invece la scorrevolezza direi che è buona, perché come vedete quando lo abbassiamo il movimento è regolare e diciamo continuo.
mentre quando ritorna in posizione ha questo bello scatto che ci garantisce appunto il fatto che ritorni automaticamente in posizione senza creare problemi. Per quel che riguarda l'asola di appoggio, è abbastanza ampia per essere un'asola di serie, ma come già vi ho accennato c'è disponibile originale Suzuki l'ampliamento della stampella, che ovviamente in off-road ci è particolarmente utile. Per quanto riguarda invece il cavalletto centrale, anch'esso è abbastanza agevole da azionare, tranne per il fatto che lo spuntone per azionarlo va a chiudersi, va a trovarsi in corrispondenza della pedana porta passeggero posteriore. Questo è lievemente scomodo per individuarlo ed azionarlo. Fortunatamente lo facciamo in questo modo nella parte anteriore, dopodiché pressiamo sulla moto e la issiamo direi piuttosto agevolmente, quindi non ci sono grossi problemi, tranne appunto per il fatto che la parte in cui lo andiamo a azionare si posiziona, ahimè, adesso ve la faccio vedere meglio da vicino. Come vedete, praticamente il posizionamento della staffa per azionarla si trova in corrispondenza della staffa porta pedana passeggero, quindi bisogna prenderci un attimino la mano per poterla azionare agevolmente. Per quel che riguarda invece la qualità costruttiva e la finitura, direi che sono eccellenti, ragazzi, perché saldature ben fatte, tubolari robusti, questa bella verniciatura nera di entrambi i cavalletti, molle mi sembrano decisamente robuste. Quindi insomma direi che da questo punto di vista ben fatti. Il peso della Suzuki V-Strom 1000 è di 242 kg, peso in ordine di marcia, un peso in linea più o meno con la concorrenza. 242 kg non sono pochi, e come di consueto testiamo come si manovra la motocicletta da fermo. Allora, intanto per sollevarla è abbastanza facile, non ci sono grossi problemi. E per spostarla avanti e indietro, grazie all'ausilio di questo bel maniglione posteriore, direi che l'operazione è abbastanza agevole. Il peso si sente abbastanza, insomma i 242 kg si avvertono nelle manovre da fermo. Ovviamente, come vi consiglio sempre, se avete qualche difficoltà, molto meglio montare in sella la moto in questo modo e spostarla appunto da in sella alla moto. In questo modo controlliamo meglio la motocicletta, avvertiamo meno il peso della stessa e insomma rischiamo ovviamente molto meno che ci cada a terra. Allora, ragazzi, devo fare un piccolo ultimo appunto a Suzuki e vi spiego subito di cosa si tratta. Si tratta praticamente delle valvole per il controllo della pressione degli pneumatici. Anche questa V-Strom 1050 monta le classiche valvole dritte, che sono direi decisamente antipatiche quando dobbiamo andare a misurare la pressione degli pneumatici e a ripristinarla nel caso fosse bassa. Le valvole, quelle fatte ad L, ci agevolano enormemente e direi che oramai, insomma, oggi come oggi basta montare valvole dritte, che sono molto molto antipatiche. Io sono un motociclista che controlla molto spesso la pressione degli pneumatici, perché è una cosa estremamente importante, e trovare la valvola fatta ad L ci agevola non poco. La valvola dritta è antipatica, andare a infilare il tubo della pistola tra il raggio sia in lega che in metallo per andare a beccare appunto la valvola e controllare le pressioni pneumatici è una cosa che, detto tra noi, ti fa proprio passare la voglia di farlo. Quindi inviterei tutti i costruttori, se mai dovessero vedere questo video, insomma, basta con queste valvole dritte, mettete solo quelle ad L, che i motociclisti non faranno altro che ringraziarvi. Assaggiare
un pochino questa motocicletta anche in off-road. Ovviamente è un primo breve assaggio, essendo un primo contatto, e vediamo un po' come se la cava. Allora, ci fermiamo un attimo e regoliamo un po' i vari controlli. Allora, vediamo un attimino. Mod, traction control, 3, ok, off. Come vedete c'è la possibilità, almeno mi auguro che sia inquadrato il display, c'è la possibilità di togliere il traction control. In questo momento lo andiamo a togliere. Dopodiché passiamo alle mappe SDMS, la lasciamo in C Comfort, che è quella con la versione più dolce, la più adatta ovviamente per l'off-road, visto che in questa Vistron 1050 non c'è una mappa specifica per l'off-road. Ed infine l'ABS lo mettiamo in modalità, allora lo mettiamo in modalità 1, se riusciamo a metterlo. Allora, scusate un attimo perché è la prima volta che lo regolo. Vediamo se c'è la possibilità di metterlo in modalità 1. No, niente da fare ragazzi, non riesco, evidentemente sbaglio qualcosa io nella regolazione, o molto probabilmente nella modalità C non c'è questa possibilità. Lo verifichiamo subito. Modalità C, vediamo nella modalità B se c'è la possibilità di intervenire sul ABS. No, andiamo a verificare se in modalità A, ok, probabilmente in modalità A. No ragazzi, non c'è storia, evidentemente sbaglio qualcosa io. In teoria ci dovrebbe essere la possibilità di metterlo in posizione 1. Niente, lo lasciamo al momento in posizione 2. Ok, riportiamo il setting in C. Ok, perfetto. E andiamo a fare 4 passi in off-road e vediamo un po' come se la cava questa Vistron 1050. Allora, intanto vi devo dire che una volta alzati in piedi la moto si governa piuttosto bene, nonostante io sia 1,94 m, arrivo agevolmente al manubrio e do una bella impugnatura. Si cinge abbastanza bene anche la parte bassa della moto con gli stivali, e quindi devo dire che da un punto di vista la situazione è piuttosto buona. E anche per quanto riguarda lo sterzo mi sembra abbastanza leggero, nel senso non si ha la sensazione, insomma, di pesantezza o di difficoltà a manovrarlo. Ovviamente adesso andrò con un po' di cautela perché questa versione, diciamo così, normale monta solo ed esclusivamente degli pneumatici stradali, quindi ovviamente dobbiamo avere una certa accortezza in off-road. Allora, traction control disinserito. Dicevo, traction control disinserito, e insomma quando è disinserito il traction, ragazzi, è possibile fare anche delle belle intraversate. Mi raccomando, attenzione, perché ci vuole esperienza. Ecco, magari una diciamo cedevolezza maggiore delle sospensioni sia anteriore che posteriore ci aiuterebbe a carpire meglio il fondo di sestato, che in off-road ovviamente è piuttosto irregolare. Quindi da questo punto di vista possiamo andare a intervenire solo manualmente, e ecco, forse questo è un piccolo neo in tal senso, perché non ci consente di intervenire tempestivamente. Ovviamente intervenire manualmente vuol dire fermarsi, prendere cacciavite, chiavi eccetera, andare a regolare eccetera eccetera. Ecco, magari in tal senso è un piccolo limite, perché non avere la possibilità di regolare le sospensioni in modo immediato con i classici riding mode che intervengono anche sul controllo elettronico delle sospensioni è una cosa un po' limitante.
Se fossi in Suzuki, considererei di dare quantomeno in opzione la possibilità di scegliere se avere o meno questa, diciamo, questa opzione. Indubbiamente, magari la maggior parte delle persone non interessa, ma chi magari spesso on e off passa, insomma, diversi tipi di percorsi, avere la possibilità di regolare con immediatezza, premendo un semplice tasto, il setting delle sospensioni che ci possiamo personalizzare a piacere, direi che è una cosa, insomma, è un bel vantaggio e per alcuni piloti è una cosa irrinunciabile oggi come oggi. Ma proseguiamo per un pezzetto di strada in off e vediamo un po' come se la cava questa motocicletta. In questo piccolo sentiero in mezzo all'erba. Sentiero sterrato, molto molto sconnesso, ragazzi, e appunto avendo le sospensioni prettamente regolate fisse è un po' limitante la cosa. Intanto, ragazzi, lo scodare dalla moto in derapata senza il traction è veramente una figata pazzesca, ragazzi. Ecco una cosa che è molto importante se ambite a fare l'off-road e vi piace l'off-road, appunto questa opzione è sicuramente irrinunciabile e ci permette di divertirci parecchio. Allora, per il resto la moto si controlla bene, ve lo confermo, insomma è una prima impressione, lo sterzo è leggero e il giusto, ma ci dà comunque una bella confidenza anche sulla strada bianca. Questa cosa è molto molto importante. Nonostante la ruota da 19, ragazzi, abbiamo una bella sensazione dall'avantreno, stabilità, maneggevolezza e si ha una bella percezione di quello che succede appunto sotto la ruota anteriore. L'unico appunto che devo fare al discorso di meccanismo di regolazione del cupolino è che in buona sostanza va regolato da fermo, quindi prima di avviarci con la moto o comunque se ci dobbiamo fermare per abbassare o alzarlo, perché essendo appunto che il meccanismo di regolazione è davanti alla motocicletta, non è possibile raggiungerlo mentre siamo alla guida, insomma, oltre che essere pericoloso, insomma, non fatelo, ecco, ci si ferma un secondo e lo si regola. Ecco, forse da questo punto di vista sarebbe stato più opportuno studiare un meccanismo da poter azionare all'interno. Per il resto vi ribadisco il fatto che mi dà l'idea di una solidità estrema e che probabilmente anche nell'utilizzo col tempo non dovrebbe creare nessun tipo di problema. Forse dal punto di vista di solidità di meccanismo è uno dei migliori che ho visto in assoluto. Però appunto questo piccolo neo di non poterlo regolare dall'interno, ecco. Restando sempre in tema cupolino per quel che riguarda la protezione dall'aria, devo dire che è buona ma non eccessa. Le dimensioni del cupolino sono generose, sì, ma non così generose da offrirci una protezione, insomma, davvero eclatante, ecco. Tenete sempre presente, io lo ribadisco di continuo, non me ne vogliate, che io sono abbastanza alto e quindi trovare per me una protezione totale da un cupolino, da un parabrezza, scusatemi, anche di una Max Enduro è abbastanza difficile, ragazzi, quindi tenete in considerazione questo fatto. Detto ciò, più che per l'altezza, che ci protegge abbastanza bene, io diciamo così, con questo piccolo test della mano che sento molto bene l'aria,
devo dire che fino a questa altezza del casco non ci sono problemi. Il vero problema è per quanto riguarda la protezione laterale. Se io sposto la mano in questo modo, appena arrivo qui, quindi all'altezza della spalla, inizio già a sentire l'aria. Ed a questo punto sento l'aria davvero un po' fastidiosa quando arrivo qui. Quindi tenete in considerazione questo metro di misura, ecco. Per il resto, invece, per quello che riguarda l'altezza, la protezione direi che è piuttosto buona, considerando appunto la mia altezza. Venendo invece alla sella, devo dire che è piuttosto sostenuta, oserei dire quasi un po' rigida, ma quella rigidezza, passatemi il termine, positiva, nel senso che non affonda troppo, ma non dà neanche troppo noia. Adesso prendetelo con le pinze questo primo giudizio, perché sono i primi chilometri che faccio. Magari poi nel secondo video di prova su strada riuscirò a dare delle indicazioni più precise, però devo dire che ha una prima impressione, nonostante sia abbastanza rigida, abbastanza sostenuta, offre davvero un buon comfort. Adesso mi sto dirigendo verso il lago di Endine per testare, insomma, un po' questa Vistrom 1050 di Suzuki, dopo appunto aver fatto tutta la parte in cui vi spiego le peculiarità e le specifiche della motocicletta, monto in sella per appunto avere un primo assaggio delle sensazioni che mi regala su strada. Sensazioni che, insomma, vi ricordo ancora, vado poi ad approfondire nel secondo video di prova su strada. Un'altra cosa che devo rimarcare, ragazzi, è l'ottimo posizionamento degli specchietti retrovisori. Può sembrare un'inezia, ma non su tutte le moto si riesce ad avere una buona visuale posteriore anche con diciamo, la miglior regolazione dello specchietto. Insomma, trovare uno specchietto che ci offre una buona visuale posteriore non è facile. Devo dire che su questa Vistrom 1050 i tecnici hanno fatto veramente un bel lavoro, perché il posizionamento è eccellente, quindi una visuale posteriore tra le migliori che ho avuto modo di provare. Vi vado anche a confermare anche la buona manovrabilità della frizione per quel che riguarda la sua durezza, nel senso che è effettivamente, grazie a quel sistema di cui vi ho parlato prima, è effettivamente piuttosto morbida e non ci crea alcun problema e alcun affaticamento. Vero è che questa motocicletta è dotata del sistema Quick Shift bidirezionale, che sto usando poco per appunto riuscire a testare anche la frizione. Quick Shift bidirezionale, che andrò a testare meglio invece nel secondo video di prova su strada. Ecco, una cosa che ho dimenticato di dirvi prima quando vi ho fatto la recensione da fermo è la capacità del serbatoio. Capacità del serbatoio che è di 20 litri e che ci offre, direi, un'ottima autonomia di percorrenza. Nel frattempo siamo giunti, come penso potrete vedere dalle immagini, sul bellissimo lago di Endine, lago, insomma, non particolarmente ampio, ma davvero davvero carino, ragazzi. Postilla diciamo al mio pasticcio quando non riuscivo a cambiare la modalità ABS. È possibile cambiarla, però per impedire che si cambi accidentalmente, una volta che noi l'abbiamo selezionata, come vedete, bisogna tenere premuto il tasto per un bel po'. Quindi adesso sto premendo il tasto, vedete che va sul 2. Ok, adesso almeno mi auguro che la vediate inquadrata. E idem se proviamo a cambiare nuovamente, spingiamo la prima volta in modo che lampeggia. Quando lampeggia teniamo schiacciato un bel po'
e va in modalità 1. Quindi è possibile anche in modalità C Comfort effettuare questo passaggio, appunto bisogna solo avere questa accortezza di insistere per qualche secondo. Allora ragazzi, sto rincasando questo video di primo contatto con la Suzuki V-Strom 1050, sta per giungere al termine. Aspetta un attimo che accendo anche la camera anteriore, che almeno mi vedete. Queste viettine strette, davvero molto belle, diciamo esteticamente parlando, però quando si deve circolare non sono proprio l'ideale, ecco. Vabbè che in moto ce la caviamo sempre. Ok, ecco qua accendiamo anche la camera frontale, così mi vedete. Perfetto, eccoci qua. Appunto, stavo dicendo la giornata sta per giungere al termine, la prova si sta per concludere, questa prova di primo contatto. Volevo tirare un attimino le somme delle prime impressioni che ho avuto da questa Maxi Enduro nipponica. Allora, intanto vi confermo che ha una bella attitudine stradale, non è un caso se appunto la V-Strom 1050 monta pneumatici stradali ed è una moto pensata prevalentemente per l'utilizzo stradale appunto l'ho molto apprezzata, una bella guida scorrevole, precisa, quasi insomma quasi da moto stradale, ecco. La potenza, come già vi ho accennato, non è tra le più alte in circolazione. Ma devo dire che i 107 cavalli di questa Maxi Enduro non ci fanno rimpiangere assolutamente nulla, nel senso che sono più che sufficienti, hanno un bel tiro, bello corposo, lineare, e quindi direi che la moto se la cava egregiamente in tutti gli ambiti. Per quel che riguarda invece la posizione di guida, allora, anzitutto le vibrazioni, che non sono particolarmente presenti, un po' in fase di accelerazione o di rilascio. Sulle manopole, sulla sella quasi per nulla, anche perché è molto comoda la sella, quindi non si sentono quasi per nulla, e lievemente sulle pedane, sempre in accelerazione e in rilascio, ma a velocità stabile direi che la situazione è davvero molto buona, ragazzi. Molto buona anche la posizione di guida, mi è piaciuta molto, direi che forse tra le migliori che ci sono in circolazione, almeno di quelle che ho provato io fino ad ora. Davvero davvero azzeccata, e per uno che ha la mia altezza non è sicuramente facile trovare una posizione di guida comoda come lo è quella di questa motocicletta. Pedane posizionate bene, il manubrio si protrae il giusto verso il pilota, l'ampiezza è corretta. Forse magari lievemente più ampio sarebbe stato meglio, ma devo dire che non. Ma anche no, ragazzi, direi che già così va molto molto bene. La seduta piuttosto eretta, ma proprio la posizione di guida nel suo complesso direi che è studiata veramente veramente bene. Ragazzi, complimenti ai tecnici di Hamamatsu. Molto molto comoda. Venendo a quello che riguarda appunto le vibrazioni, ve l'ho già detto, cosa rimane? Il discorso motore si scalda, vero è che non è stata una giornata caldissima perché eravamo intorno ai 20 gradi, adesso poi è calato il sole e siamo scesi a 17, ma devo dire che non mi dà l'idea di un motore che scalda particolarmente, ecco. Comunque sia, l'avrei un po' avvertito nell'utilizzo che ne ho fatto, anche perché sono andato anche parecchio a bassa andatura. Ma appunto comunque sì, l'avrei avvertito un po' di calore, non in modo fastidioso, ma l'avrei avvertito, quindi direi che anche da quel punto di vista tutto ok, ragazzi. Sì, insomma, in buona sostanza sì, rivela insomma questo primo approccio una moto davvero ideale per il viaggio. Cos'altro dirvi? Direi, insomma, mi pare di avervi detto tutto. Ecco, forse in off-road, quando l'ho utilizzato in off-road, pensandoci un attimino poi col senno di poi, sarebbe stato meglio avere uno sterzo un pochino più leggero che inviasse un po' più di feedback. Ecco, da quel punto di vista, non che non si abbia la sensazione di quello che succede sotto la ruota anteriore, ma direi che
forse leggermente pesantino lo sterzo, però prendetela con le pinze anche questa impressione, perché l'ho usata abbastanza poco e tutte queste cose le vado poi ad approfondire nel secondo video di prova su strada. Quindi ci rivediamo nel secondo video per darvi conferma, come dice Alessandro Borghese, per smentire o confermare, insomma, le mie impressioni, le mie prime impressioni. Ma qual è la destinazione d'uso di questa Maxi Enduro di Suzuki? Beh, indubbiamente, come tutte le Maxi Enduro, si presta bene ad un utilizzo quotidiano per, insomma, andare al lavoro e sbrigare tutte le nostre commissioni giornaliere. Ma nel fine settimana, con la possibilità di montare un bel paio di valigie laterali, top case e magari anche una borsa serbatoio, possiamo tranquillamente affrontare viaggi a corto, a medio, ma anche a lungo raggio, senza il minimo timore di affaticarci oltremodo. Grazie alla posizione di guida eretta e comoda e ben studiata delle Maxi Enduro. Una buona comodità della sella ed un motore con una potenza ampiamente sufficiente, seppur non esplosivo in termini di potenza assoluta. Ma servono veramente più di 107 cavalli? Io onestamente direi di no, a meno che siate piloti che vanno alla ricerca delle prestazioni assolute, insomma di prestazioni esplosive, peraltro onestamente poco sfruttabili sulla strada. I 107 cavalli che ci offre questo motore ci consentono di fare tutto e di farlo molto bene. Sia il turismo in coppia anche con bagagli al seguito, piuttosto che prenderci qualche bella soddisfazione quando guidiamo da soli sulla motocicletta, in quanto l'indole che ho riscontrato in questa Suzuki V-Strom è piuttosto stradale, ragazzi. Quindi è una motocicletta Maxi Enduro che sulla strada se la cava veramente bene. Ci permette una guida efficace e quasi sportiveggiante. Inoltre, coadiuvati dalla tecnologia evoluta e davvero completa che ci offre di serie questa motocicletta, possiamo guidare in modo sicuro e molto soddisfacente. Allora ragazzi, sto per riconsegnare a Suzuki la V-Strom 1050 che ho testato e volevo farmi notare un altro piccolo particolare che non vi ho detto durante la recensione e che merita sicuramente di essere diciamo menzionato. Tanto per darvi un'idea di che cura dedica al cliente Suzuki, soprattutto sempre in relazione al prezzo a cui può pronare la moto, vi faccio notare che abbiamo già di serie, oltre agli agganci classici per riuscire a stivare le valigie, anche la pedana con l'appendice per stabilizzare la valigia. La maggior parte dei costruttori vi mette una pedana classica normale e quando andate a montare le valigie laterali dovete sostituirle e mettere quelle con questa appendice che serve per stabilizzare la valigia nella parte bassa, altrimenti se ne va a spasso. Suzuki la dà già di serie. E questo direi che è una cosa, insomma, degna di nota perché al prezzo che propone la moto Suzuki, alla qualità e a tutta l'elettronica, insomma, evoluta che già abbiamo di serie, anche questi piccoli particolari sono cose che denotano appunto un'attenzione verso il cliente che non è indifferente. Quindi sicuramente un plauso a Suzuki per questo, diciamo, per questa particolare attenzione. Tra l'altro, ragazzi, vedo qui fuori un'altra colorazione della V-Strom, dotata appunto anche di valigie laterali ogive, e ve la faccio vedere perché è veramente bella. Eccola qua, tris di valigie in alluminio nero della ogive, questi bellissimi cerchi color rosso amaranto metallizzato, con questa colorazione su base grigia e nera. E devo dire che è davvero bella, ragazzi. Come di consueto, quando si tratta di Suzuki, devo ringraziare la concessionaria Mazzola Moto. Mazzola Moto che si trova a Bonate Sopra, concessionario ufficiale Suzuki per Bergamo e provincia, che mi ha gentilmente e cortesemente concesso questa Suzuki V-Strom per realizzare questo primo video di primo contatto. Vi ricordo come di consueto che al video di primo contatto seguirà un secondo video di prova su strada dove do ad approfondire in maniera più, diciamo, più specifica, più efficace, la guida della motocicletta sulla strada. E quindi le sensazioni che ci regala in tal senso. Se la motocicletta vi è piaciuta, vi ha incuriosito, volete vederla dal vivo, recatevi pure a Bonate Sopra da Mazzola Moto e appunto potete fare tutto questo. Ma non solo, previo prenotazione potete anche effettuare un test ride voi stessi su strada e rendervi conto un po' di tutte le cose che io vi ho raccontato e delle cose che vi ho detto riguardo a questa Maxi Enduro nipponica. Bene amici, anche questo video di primo contatto con la Maxi Enduro nipponica finisce
finisce qui. Se il video vi è piaciuto, come vi dico di consueto, mettete un bel like, vi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti, attivate la campanellina per le notifiche, per ricevere le notifiche appunto quando pubblico nuovi video, condividete il video sui social, invitate ovviamente altri ad iscriversi se il canale vi piace, se i miei video vi piacciono. Queste cose non vi costano assolutamente nulla, ma per noi che realizziamo contenuti per intrattenervi su YouTube sono cose davvero davvero fondamentali, ragazzi. Quindi vi raccomando, forza e coraggio, appunto non vi costa nulla, ma per noi è molto molto importante. Il fatto che un canale cresca, che abbia like, che si condividano i video, ci permette di poter continuare a fare quello che ci piace fare, ma soprattutto quello che a voi piace vedere. Ed ovviamente non lo dico solo per il mio canale, ma per tutti i canali che vi piacciono. Quindi vi raccomando, ragazzi, condividete, mettete like, iscrivetevi, eccetera eccetera. Ovviamente un grazie immenso a chi l'ha già fatto e soprattutto a chi lo farà in futuro. We'll be right back.